Siamo i Senza Biro, Nadir Scartabelli alla chitarra, Antonio Curredi al piano e alla fisa. Vi presentiamo un repertorio abbastanza eterogeneo nel vastissimo repertorio di Iannacci e abbiamo la fortuna di avere anche ospite con noi questa sera Nando Mainardi, che è lo scrittore e autore del libro che trovate all'ingresso sulla mensola vicino allo specchio, che ci aiuterà parallelamente alle canzoni a entrare nell'aspetto umano così, così importante e così legato alle canzoni di Iannacci. E quindi noi iniziamo soffusi, iniziamo molto molto emozionali e poi ci sarà Nando che ci aiuterà appunto a raccontare attraverso brani del suo libro alcune fasi della vita e della carriera di questo musicista. Buona serata a tutti e grazie. E anche quando si ride, quando si piange. Pago io. Ci eravamo fermati a urinare in compagnia per via del ladro, eccetera. Io avevo una 600. La 600 ci guardava coi suoi occhi piccoli, gli occhi piccoli dei fanali posteriori, che sono più piccoli, come dice la parola stessa. Non parlava nessuno, né il batterista, né il bassista cantante, né il chitarrista Jolly. Cioè, loro non parlavano perché erano presi come delle bestie a urinare. Io invece parlavo perché mi avevano tirato fuori al freddo con la storia del ladro, della spia, eccetera. Così, già che ero fuori e non c'era niente da urinare, mi ero messo a parlare. A me piace parlare con la roba. È uno dei motivi per cui la gente mi considera strano. E va bene anche se si tratta di roba liquida. Oddio, non è che io parli nello stesso modo con una bottiglia di Chinotto o col Mar Ligure. Nel senso che se devo parlare con della roba liquida, allora preferisco parlare con l'idroscalo, perché lui non disturba. Il mare, per via del chief chaff, tipo risacca, non lascia le pause, cioè vuol parlare sempre lui. E così non andiamo d'accordo. E così, quella sera lì, per ragioni in parte urologiche e in parte legate al Ministero della Difesa, mi trovavo di fronte al Naviglio, che è roba liquida anche lui, ma meno importante dello scalo. Mi trovavo davanti al Naviglio con altri quattro deficienti intenti in altre faccende e una 600 con gli occhi piccoli. Così gli ho detto, io gli ho detto al Naviglio: tu devi cercare di camminare, tu devi cercare di rigare diritto, perché sennò io vado in giro a dire che hai baciato Totò Riina, perché sennò io vado in giro a dire che ti hanno visto baciare Totò Riina, poi voglio vedere cosa ti fanno. Niente, non fa mai niente a nessuno. Il chitarrista aveva appena finito di allacciarsi i pantaloni, zip, mi è venuto vicino e mi fa: ma sei ben strano te. Chi? Tu. Vabbè, a me mi prendo proprio perché sono strano. No, ma tu poi sei sempre
così pessimista, ma pensa alla vita, pensa alla festa di stasera, alla bella gente che vedremo dove andremo a suonare, magari ci divertiamo. In effetti era vero. In una veglia di 10 ore per i 18 anni della figlia del commendatore, salendo con l'ascensore di servizio con stop regolamentare alternato, alle 9:15, per un panino offerto gentilmente in cucina, poteva capitare anche di divertirsi. Bravo, il chitarrista Jolly. E non avevo neanche orinato. Che sono raccontabile, è una storia vera. E anche lei mai sta buona, di no. Essere in conosci vicino alla preda, nell'era dei ruburet e mi il suo nome. Un dì che l'aveva menata, vede la fera, la che va un vestidino color di trasù. Disse vorrei un craffè, non la moneta. Pronti, cada di schili, la vista più. Andava Rogoredo e cercava i sodane. Girava per Rogoredo, usava mio strasce. No, 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 non mi lasciar. No, 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 non mi lasciar mai. Triste un mattino d'aprile senza l'amore, che era venuto anche in mente andare a negas. La due navigli le più se neger, due barconi pede non arrivare. E l'era bel fermotte già mon guardura, che era passan calura di andati in bra. Mi credi che ma sa un po' di pensaxora, adesso vuoi temi dei schili, poi si vedrà. Andava Rogoredo e cercava i sodane, girava per Rogoredo, usava meo strasce. No, 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 non mi lasciar. No, 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 non mi lasciar mai. Mai, mai, mai. No, 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 non mi lasciar. No, 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 non mi lasciar. Mai, mai, mai. Allora, non mi lasciar. È finita. No, 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 non mi lasciar. Per favore, non c'è servizio d'ordine. Adesso devo inventarmi qualcosa per raccogliere i fogli, che tanto non mi servono più, perché era solo quella lì. Grazie, molto gentile.
lo studiare. Te studiare. Desertore mancia mai,
caricare. L'altra volta sono scappato, in montagna sono andato, ma l'altra cui ribelli mancia pa. Settembre su scappare, o settembre su scappare, o settembre su scappare. Allora, io adesso, visto che tu hai presentato prima, vorrei chiamarlo adesso io qui sul palco, una persona che mi verrebbe da dire, col dono della sintesi, tu conosci tardi, perché l'altra sera che ci siamo, non è da molto che ci conosciamo, abbiamo passato, sento che ride, una serata a parlare del personaggio in causa, è stato meraviglioso, lui conferma, è bello quando trovi i tuoi simili. Dove c'è, insomma, con l'empatia. Quindi Nando Mainardi. Buonasera. A me il compito di aggiungere alcune parole. Iannacci Vincenzo, proprio per prenderla dall'inizio, nasce il 3 giugno 1935 a Milano, abita la sua famiglia dagli anni 30, quindi da qualche tempo in via Sismondi, dalle parti di Città Studi, e Iannacci Vincenzo, da quando è molto piccolo, comincia a suonare. Pare che sua mamma, la signora Mariuccia, portasse Vincenzo, quando c'era l'allarme, quando veniva bombardata Milano, in un rifugio con alcuni vicini e altre persone che abitavano in via Sismondi, entravano in questo rifugio, portava una piccola fisarmonica e il piccolo Iannacci intratteneva, mentre si sentivano gli aerei che volavano su Milano, mentre si sentivano i bombardamenti, intratteneva le persone suonando la sua piccola fisarmonica. Quando adolescente si avvicina al jazz, il suo primo amore, perché Iannacci ha sempre avuto quest'aria svagata, soprattutto il primo Iannacci, magro come un chiodo, lo sguardo un po' perso, i capelli arruffati, si muoveva come un burattino, aveva un po' quest'aria da dilettante allo sbaraglio, eppure era un musicista molto preparato, frequenta il conservatorio Giuseppe Verdi a Milano, arriva fino al decimo anno, si diploma in armonia e composizione. E quando è poco più che adolescente suona gomito a gomito con quelli che saranno i più grandi nomi del jazz milanese e italiano, Intra, Cerri, Basso, De Filippi, tutta gente con la quale poi suonerà anche quando inizierà a fare le canzoni. Fa parte di quella generazione lì, quelli che crescono nell'Italia del pre-boom, anni 50, che prima suonano il jazz e poi, quando nel 55-56 esplode il rock and roll, si buttano sul rock and roll. Forse è un po' difficile immaginare Iannacci rocker, ma è proprio così. Il 18 maggio del 1957, al Palazzo del Ghiaccio a Milano, c'è il primo festival nazionale del rock and roll. È un evento per alcuni aspetti dimenticato, ma che ha fatto la storia della canzonetta per diverse ragioni. Una è questa: arrivano un casino di ragazzi, arrivano a migliaia, molti di più di quanti il Palazzo del Ghiaccio possa contenere. E allora cosa succede? Rimangono fuori, in diversi, numerosi, si incazzano, nascono degli scontri con la polizia, scontri con la polizia nell'Italia, nella Milano degli anni 50, per un concerto di rock and roll. È avvenuto anche questo, i giornali ben pensanti dell'epoca commentavano
scandalizzati, e sul palco del Palazzo del Ghiaccio viene incoronato re del rock and roll all'italiana, non Iannacci, Adriano Celentano, che cantava in un inglese tutto suo, un inglese maccheronico, un inglese che conosceva soltanto Celentano, provava a imitare i grandi del rock americani, Elvis, si muoveva come un ossesso, sembrava più in preda di una crisi epilettica che appunto un grande del rock and roll, però colpisce e coinvolge. Il suo gruppo si chiama i Rocky Boys e c'è Luigi Tenco al sax contralto, c'è Giorgio Gaber alla chitarra e al pianoforte c'è proprio lui, Enzo Iannacci, il quale proprio con il chitarrista, quello nasone, a sua volta magro, fonda un duo rock, si chiamano i Due Corsari e cantano canzoncine tipo Una fetta di limone o Tintarella di luna, che ovviamente fa successo nella versione di Mina, mentre la versione di Iannacci Gaber la conoscono in pochi. Non sono molto nella parte Iannacci e Gaber per quanto riguarda il rock and roll, lo fanno con un po' di ironia, con un po' di distacco, si capisce che non è propriamente il loro genere. E poi, quando vengono chiamati da un discografico geniale che si chiamava Nanni Ricordi, vengono messi sotto contratto da Nanni Ricordi assieme ad altri ragazzi della loro età, cominciano a scrivere delle canzoni, non trovano nessuno che le interpreti e allora si mettono a cantare loro, i primi cantautori, quelli come Iannacci, Gaber, Tenco, Bindi, Lauzi, Endrigo, Paoli, hanno cominciato a cantarsi le canzoni che scrivevano ancora prima che venisse coniata la parola cantautore. Chi è che ha inventato la parola cantautore? Pare che sia stata Maria Monti, che all'epoca era la fidanzata di Giorgio Gaber e che era una cabarettista, girava nei locali e una sera si è chiesta: ma cosa fanno loro? Scrivono le canzoni che cantano, loro sono dei cantautori. E i primi cantautori, adesso li celebriamo come dei grandissimi, come dei grandi classici, ma all'inizio non si infilava nessuno. La Gatta di Gino Paoli, una delle sue canzoni più famose, nei primi sei mesi della sua uscita vende 150 copie e non solo non se li caga nessuno, ma in più spesso e volentieri sono censurati. Sembrerà incredibile, ma quando Luigi Tenco canta quella canzone che consideriamo per l'appunto un grande capolavoro, Mi sono innamorato di te, e attacca dicendo Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, oggi può sembrarci una bella frase, ma tutto sommato innocuo. Allora era spiazzante, perché le canzonette erano quelle di Nilla Pizzi, Claudio Villa, Giorgio Consolini, canzoni che parlavano di grandi amori spirituali, platonici, di amori per tutta la vita. Invece Tenco era lì che ti diceva che ci si poteva innamorare per noia, tant'è che la RAI passa ben poche volte per radio una canzone del genere. Oppure c'è Lauzi che scrive e canta una canzone che si intitola Il Poeta ed è la storia di un tale che si perde attorno e dietro una storia d'amore. Non è un amore di quelli che salvano, ma è un amore di quelli che uccidono. E difatti il protagonista di quella canzone alla fine si uccide, un suicidio in una canzone, la RAI censura anche quella. E poi, tra tutti questi, i primi cantautori, certo, faticano, ma il più invendibile e quello considerato più inudibile era proprio lui, Iannacci Vincenzo. La sua prima canzone è datata 1959 e si intitola L'ombrello di suo fratello. È la storia di un tale che perde l'ombrello del fratello. Il fratello si incazza e allora il tale gira, vaga per la città a cercare l'ombrello perduto. Il fratello, siamo già quasi all'Armando, che è uno dritto, rimedia fregando un terzo personaggio l'ombrello. È chiaro che canzoni come queste erano considerate fantascienza,
la seconda canzone. Se non sbaglio, poi il fratello si accorge che non è il suo. Esatto, esatto. Canzone. Il trucco emerge. La seconda canzone che Iannacci scrive e canta è ancora peggio. Si intitola Il cane con i capelli. È la storia di un cane che ha questa caratteristica, ha una capigliatura umana e questa particolarità lo rende distante tanto dai colleghi cani quanto dagli umani e viene emarginato da tutti. C'è di più, nel novembre del 1961, quando Iannacci Vincenzo viene chiamato a fare un provino alla RAI, perché la RAI non si fidava molto dei cantautori, erano considerati un po' dei sovversivi e quindi era meglio provinare prima di farli andare in video, Iannacci potrebbe cantare canzoni un po' più misurate, invece si mette in testa di presentarsi al provino e cantare Il cane con i capelli. Fa di più, la esegue accompagnandosi con il solo triangolo. Ora, quando pochi anni fa Iannacci se n'è andato, la RAI ha utilizzato grandi parole per salutarlo e celebrarlo: lutto nella cultura, grande perdita nell'ambito dello spettacolo italiano, ha fatto la storia dello spettacolo italiano. Ma nel novembre del 1961 la RAI, i funzionari in RAI ascoltarono Iannacci che cantava quella canzone. Di quel provino, su quel provino girano delle leggende metropolitane. Pare che ci fosse un funzionario che voleva chiamare i carabinieri mentre stava eseguendo la canzone. I carabinieri comunque non sono arrivati. Iannacci ha finito, c'è stato quel gelo, quel mezzo secondo di gelo tra la fine della canzone e la seguente frase che in genere si dice quando i provini vanno male, le faremo sapere. Iannacci è andato, dopo qualche settimana effettivamente la RAI gli fa sapere, arriva una raccomandata con scritto Iannacci Vincenzo inidoneo a cantare. La RAI nel 1961 reputò Enzo Iannacci inidoneo a cantare. E poi però le cose cambiano. Cambiano perché Iannacci fa un incontro che gli cambia il percorso artistico, quello con Dario Fo. Dario Fo gli dà alcuni suggerimenti fondamentali, tra questi quello di usare la lingua milanese. In questa maniera può coniugare la sua vocazione al surreale, le sue storie totalmente assurde, con elementi che sanno quasi di neorealismo. Attraverso la lingua milanese, Iannacci riesce a parlare di personaggi che diventano al contempo molto reali. E il suo primo successo, parola che nel caso di Iannacci va sempre usata in maniera relativa, si intitola Il Purtavis Cap del Tennis. Anche questa Iannacci l'avrebbe definita una canzonetta, però nel 1964 siamo ai tempi del boom economico, c'è l'idea secondo cui tutto vada bene, c'è l'idea secondo cui gli italiani sono dentro una storia di progresso, una storia di avanzamento collettivo, e Iannacci in una canzonetta ti dice che no, che a Milano c'erano anche i barboni che morivano di freddo per strada. Ecco, nel 64 Iannacci esegue quella canzone in una, nel cabaret, in uno dei cabaret più famosi di Milano, nel cabaret per eccellenza, il Derby. C'è Mike Bongiorno che ascolta Il Purtavis Cap del Tennis e rimane entusiasta, e allora lo invita al programma televisivo che stava conducendo in quella fase, si chiamava La Fiera dei Sogni. Per Iannacci, che era stato rifiutato, inidoneo a cantare, è finalmente la grande opportunità, farsi vedere in televisione. Quindi va negli studi Rai di Corso Sempione, prova la canzone, ma nuovamente i funzionari Rai lo avvicinano. C'è qualcosa che non va nella sua canzone, non può andare in video. Perché? Perché c'è un verso di Il Purtavis Cap del Tennis, quando il barbone parla della donna di cui è innamorato, che dice bianca e rossa che pareva un tricolore. Non si può paragonare la bandiera patria a una femmina, a una donna. Quella canzone non va bene. Iannacci inizialmente si incazza brutalmente perché vede sfuggire ancora una volta la possibilità di andare in televisione, di far sentire ad un pubblico ampio le sue canzoni. Poi un'intuizione. Richiama i funzionari Rai, parlotta con loro e loro
fanno così con la testa. E Iannacci quella sera va in video per quella e unica volta. La canzone El Purtavi Scalde Tennis viene cantata con un verso deliberatamente cambiato, non bianca e rossa che pareva un tricolore, ma bianca e rossa che pareva un bicolore. El Purtavi Scalde Tennis. Grazie, grazie. Scusè, ma mi devi cantare dove mi ha messo che l'era andata a fare il bagno lo stradone per andare all'idroscalo era lei e l'amore lo colpì portava scar del tennis e parlava del perlù rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore e il portava scar del tennis e che aveva due sdemoni era il prima mena via perché lei che era tre a parlare e per lui l'aveva vista passare bianca e rossa che pareva il tricolore ma per lui poi lui resta buon più di parlare portava i scar del tennis e parlava di per lui rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore e portava i scar del tennis e che aveva due sdebuti l'era il prima meno via perché le vedi già che portiamo chi se ferma una macchina ben giovane che guarda dice scusi a me? Sì a lei non saprebbe dirmi per favore la strada che va all'aeroporto Fornanini? No su mai stami l'aeroporto Fornanini ho mai visto l'aeroporto Fornanini cioè, vabbè almeno la strada per andare all'idroscalo la conosce sì l'idroscalo subito lei portami all'idroscalo capisci la macchina bella la macchina se sta la macchina Barbon dimmi piuttosto la strada per no vieni in camicia la macchina se no non ci dico niente mangiare bere e dare a spasso questa è la vita del salasso anche mio cugino Aristide c'era la macchina ferma però che dormiva dentro poi ci ho fatto di lui la macchina Aristide brava persona rideva sempre vabbè dai monta la macchina c'ha tutto freni, frecce marcia indietro i cinghi, c'è tutto, poteva farmi salire anche davanti, non sporcavo mica. Dimmi piuttosto la strada, Barbone. Perché... No, ferma, ferma, su, su, arrivami, e me la sa giochi. Come? E me la sa giochi? Un piacere, che me la sa giochi, che anche a me, mi vuoi il mio grande amore. Minima, se sa la roba del barbo, el portava i scar del tennis, e il parlava di per lui, rincorreva già da tempo, un bel sogno d'amore, e il portava i scar del tennis, e che aveva due de bon, era il primo meno via. Perché era un barbù
sotto un mese dei cartoon. E guardare pareva nessuno. E a tuca pareva che il dormiva. Lascia stare, lascia stare. Che le roba di barbo e portava in scarda il tennis e parlava di perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore e portava in scarda il tennis. Aveva dieci di boom, era il primo a meno via, perché era un barbone. Poi mi sono perso via un attimo. Dopo che veniva la guerra sera straca che me venne il bisogno d'un mila franc per quata una tratta. Domandami che avevi vergogna, domanda e sapeno a chi l'è, che era il Rino, che era il Rino sul da insieme di bersaglieri. Era tardi, era tardi, in quella sera straca, a disturbare la gente, scusa de poc, con l'aura che il fiaca, la me scusa, sciura Guerrino, la che disa che il bersaglier, il vengio di scal in camisa, mi sorride. Anche un verso. Ciao Rino, scusa, il suo le tardi, ma è questa sera stracca. Vorrei salutare, ma i bei tempi, i tempi della guerra vacca. Quante sere senza amorosa, anche andavo a ciappare i ciocchi. Marino, è un'altra roba. Ma no, via Rino. Ciao Rino. Oi. E mi alzavevi, era tardi, per disturbare la gente. Ciappai magari a fa l'amore. La gente che la gai so in pene. Si ma infanca la guerra insieme. Sotto i bom contro i fusilati, par più secche un bel mila lira, in sacoccia di smentega. Sì, ma infanca la guerra insieme, sotto i bom contro i fusilati, par più secche un bel mila lira, in sacoccia di smentega. Era tardi, in quella sera straca.
vuoi. Poi in quel periodo lì si trovavano anche al sabato sera. C'erano queste balere. Ah, queste balere. E lui, potrebbe essere lui proprio, Enzo Iannacci, che va così, che sta tornando a casa e sente una musica, e allora si avvicina, curioso. E cercava una cosa molto semplice, molto, molto tenera. Voleva un bacino, voleva scambiare due parole, magari appunto strappare anche un bacio a una fanciulla. E quindi entra e alla fine niente, prende una manica di botte. Sabato sera di tanti anni fa, avevi fa un giro seri returnaca, quando ho sentito una musica andare da un po' sciamà la valera di Fra. Mi son sentito di dentro bruciare perché, ma allora avevi vintana per un base. Mi sono, ma quella sera avrei dalla vita intera propici per un basin, frin, frin, per un basin. Mi sarei apparti soldato, sarei andato a Como in moto e poi sarei a tornare a capo. Ingresso un franc non è caro de bon, alla giacchetta me manca un bouton. Mi scappa l'occhio visina i calzon, te vede no che te che sui scarpon. Che cosa importa se già me rideve nadre, oramai se può più torna in dre. Per un base mi sono, ma quella sera avrei dalla vita intera proprio in sci. Per un base, frin, frin, per un base. Mi sarei apparti soldato, sarei andato a Como in moto e poi sarei a tornare a capo. Passa mezz'ora suonava il violino, contegno con un alter bicer de vin. Me guardi in giro che era tanti tusan, ma non è facile andarsi a ballare. Mi seri sulle gavevi vergogna a cercare. Lei balla soltanto foxtrot. Per un base mi sono, ma quella sera avrei dalla vita intera propici. Per un base, frin, frin, per un base. Mi sarei apparti soldato, sarei andato a Como in moto e poi sarei a tornare a caffè. L'orchestra suona un polveron, tutti mumella me guarda i scarpon. A un bel momento me son fa visin, lei signorina la me da un basin. Ferma l'orchestra e c'ha manca i carabinier, che ne vu che il me sgagna anche un pe. Domandato quella sera, ma cacciata la valera, m'han trattato come un vilan, frin, fran, per un basin, roba senza risultato, ma conciato in uno stato, e ricordi anche a mo' a te. Per un basin, roba senza risultato, ma conciato in uno stato, e ricordi anche a mo' a te. Dai, 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 dai.
suona a te, suona a te. Suona. Piano queste robe allegre. Questa la canto in piedi. Mi vuole guardare la luna. Se no, perché te vieni in giro, che per fare la spesa per me, perché che per mesura arriva giù in piazza del Don. Nascondi la cartella con dente rimestrasci e lasci la giacchetta come te mediti. Cammini per Milano e par de verso un show di te, se no, ma che tanti automobili di tutti i colori, di tutti i grandes. Di te, se no, pien de luz que parves a Natal e sura el cempi de biglie de mila que bel que el gadeves vesciuri con la radio nueva e dell'armadio la torta per i fiori. Scuola ti tocca da chi vissi per ti un'altra vestina, ma ti te compri scarpe. Dite se no, ma quest'chile è un parlare stupido, le buon domande de Trachuk. Di te se no, ma quan mi te caressi la tua bella facetta in scinetta me par e par deve su un show che il gala radio per i fiori che vengono cade scuola te tocca da chi vissi per te un'altra vestina a ti te compri scarpa thank you.
al pianoforte Antonio Curella. Grazie. Tutta la vita in cambio della seconda di servizio di McEnroe. Oh yeah, oh yeah, quelli che nella misura in cui e nell'ottica, quelli che hanno perso la guerra per un pelo, quelli che dicono che in fondo è solo una partita di calcio, poi vanno a casa e picchiano i figli, quelli di Roma, oh yeah, quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, quelli che, facciamo un esempio, prendiamo Agnelli, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah, quelli che è 3 anni che fanno un lavoro d'équipe e sono convinti di essere stati assunti da un'altra ditta, quelli che suonano il piano, oh yeah, quelli che l'ha detto il telegiornale. Detto il telegiornale, ma io l'ha detto il telegiornale, quelli che la mafia non ci risulta, quelli che dicono la mia serva,
Io guardavo verso Nando perché mi chiedevo se volesse aggiungerne una lui. Ma chi guarda? Non voleva aggiungere un quelli che lui. Ma io non vedo, ma io non vedo niente. Cioè. Sono venuto da Como per niente. A piedi, oltretutto. Nando Mainardi. A te spiace se io vado là, perché mi piace vedere. E poi a un certo punto le storie cambiano. A Milano, quella Milano magica in cui cantava Enzo Iannacci canzoni come Per un basino, il portavi scarpe del tennis, come Il era tardi, quella Milano lì a un certo punto sparisce. I cabaret chiudono, le fabbriche chiudono, c'è aria di normalizzazione, anche Iannacci si fa vedere meno in giro e perde un po' quell'aria di burattino schizzato che aveva all'inizio, quasi fosse un Gilbert Bécaud appena dimesso dal neurodeliri. E vi leggo una pagina che prova a descrivere come cambia a un certo punto alla fine degli anni 70, agli inizi degli anni 80 Milano. E Iannacci, che era un poeta, lo dirà con tre parole in una delle sue canzoni più belle. Dirà, pensando ai giovani che attraversavano quel periodo, l'avvenire è un buco nero in fondo al tram. Io vi leggo qualche riga. La Milano degli anni Ottanta è tutta un'altra metropoli rispetto a quella di 10 o 20 anni prima. Non si capisce dove si siano cacciati i pittori d'avanguardia, i provocatori notturni, gli scrittori incazzati, i bohemien sgualciti, i cabarettisti che provavano anche a farti pensare, i giornalisti assetati di verità, la borghesia illuminata, gli editori progressisti, gli operai organizzati, i cortei imponenti, le assemblee studentesche, gli intellettuali inquieti. Forse si sono trasferiti altrove, sono morti o li tengono nascosti da qualche parte. Enzo Iannacci, che segue sempre un filo logico tutto suo, talvolta impenetrabile, chiede in quegli anni agli amici: e se domani arrivassero i marziani? O meglio, e se fossero già arrivati? Se fossero entrati dentro le nostre teste? Se fossimo noi i marziani? Chissà. Di certo, di fronte a un mutamento così brutale, non si può escludere nulla. Qualcosa nella testa della gente deve essere per forza cambiato. È diventata la Milano degli architetti, degli stilisti, degli agenti di borsa, degli autori televisivi, delle modelle, degli assessori, dei paninari, dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate. E poi è la Milano degli scrittori allineati, degli editori conformisti, dei giornalisti leccaculo, degli intellettuali arricchiti, dei cabarettisti addomesticati, della borghesia arretrata. E poi, appunto, è la Milano pure delle tangenti, degli appalti, delle spartizioni, delle raccomandazioni. Un'opera pubblica diventa una grande opportunità, sì, ma non tanto per la città, ma per chi ha le mani in pasta e riesce a trasformarlo in un affare. Ed è la Milano della mafia che costruisce, tratta, dà dei tuoi potenti, gioca in borsa, amicizie influenti, si veste con giacca e cravatta, avverte, minaccia, ammazza senza pietà, gestisce i mercati dell'illegalità, ma è inserita perfettamente anche nei circuiti ufficiali e regolari. È la Milano dei quiz, dei gettoni d'oro, degli spot pubblicitari, delle vallette con due tettone così, delle telenovele, di J. Art e di Dallas, della TV sempre accesa, di mattina, di pomeriggio, di sera. Il fatto è che Milano è diventata una città sporca, in cui è complicato abitare, crescere, vivere, o forse, più che sporca, è solo abbronzata. Anche lo Iannacci degli anni Ottanta ha la faccia abbronzata, ma questo non significa che si identifichi nel nuovo corso della sua città. Del resto, il suo rimane un colorito da meridionale venuto su con la piena, da terrone di seconda generazione. Certo, Enzo
è un uomo arrivato in quegli anni, che ha conosciuto la fame e il successo, che guida macchine potenti e veloci e che, per citare una sua canzone di qualche anno prima, ha pure i tripli servizi col bidet, ma che non riesce a tirare dritto se c'è uno che sta male a qualche metro di distanza. E se per caso lo fa, non dimentica. Si tormenta fino a quando si mette al piano e prova a inseguire note parole che gli consentano perlomeno di raccontare in musica ciò che ha visto. Niente da fare. Il cantautore matto, il Gilbert Bécaud, appena dimesso dal Neurodeliri, in tutti questi anni non ha imparato a stare dalla parte dei vincenti. Non ce la fa proprio. E forse è anche per questo che si fa vedere sempre meno in giro per le strade della sua città. Devono avere sepolto la Milano di Enzo Iannacci da qualche parte, tra l'Idroscalo e il derby di via Monterosa, tra via Sismondi e il bar Pasticceria Gattullo, e per lui orientarsi è diventato molto faticoso. Thank you.
Intanto che suonavamo mi è arrivato un messaggio, mi sembra. Davvero, qui infatti mi è suonato. Arrivano, intanto che suoni, anche intanto che leggi, possono arrivare. Ah, furbo, capito. Cioè, è vero, devo dire che una volta che non c'era il WhatsApp. No. Però i messaggi arrivavano, anche quelli brutti. Ti piace quella storia da lì, della delusione dell'amore, dell'abbandono. Sì. Di quando vivi l'abbandono e non hai il WhatsApp, non che hai ti WhatsApp, fai, che puoi seguire senza muoverti di casa. Almeno una volta andavi, facevi, pedinavi, stavi in giro la notte sotto il portone. Adesso invece con il WhatsApp, due ore già l'ultimo accesso, già l'ex che limona, già lo vedi. La storia è la stessa poi in realtà, però. Brutto. E invece questo qua cosa faceva? Invece qui c'era un altro attrezzo che mandava dei messaggi, faceva dei suoni, fammi sentire. No, ma questo qui ci lavorava, non è che... Cioè, ah no, sì, cioè ci lavorava dentro l'attrezzo, perché non era mica così facile con WhatsApp, bisognava anche lavorarci, tradurre. Certo. È un rumore, fammi sentire tu. Sì. Lo faccio più o meno così. Punto linea. Punto. Stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente, anche senza nessuna promozione, battendo su un tasto solo. Ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Giovanni telegrafista. Siamo la generazione, è un'altra generazione. Per le sue mani passò un mondo che lo rese urgente. Inutilità, alfabeto morse in mano Giovanni telegrafista, cercare Alba ogni luogo, provvisto telegrafo. Quando invecchia com'es, dolorosa urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più. Urgente. Per le sue mani passò mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di bomba volante, passarono tante cose, ma fra l'altre passò notizia matrimonio, Alba con altro. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba,
Alba, Alba, è urgente. Piri 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 piri. Se io, se io mi dimentico le parole, te mi tac, entri te, non leggere il computer, legge il computer. Cioè, poi aiutiamoci una mano. Sì. Perché, No, infatti, sennò ce l'ho anche a sinistra, non mi devo metterlo. E non mi ricordavo di te, mi giro e la che guarda. Ma guarda, WhatsApp. No. Dai, WhatsApp. Per, suoni te per cominciare. Era male che ti è venuto in mente che c'era il ritornello. Madonna, bravo! Ostia. Questa era giusto per me, così vedo. Sarebbe bello andare tutti quanti allo zoo comunale, anch'io, no tu no, a vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vabbè. Bello andare tutti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io. Allora, a vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che poi battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, e no tu no, vengo anch'io, e no tu no. Perché? Perché no? Potete guardare WhatsApp? E sarebbe bello andare tutti quanti a spaccargli il computer. No, perché poi... Io non voglio andare, però. Come si fa su una is? Ma ti, ma il tuo figlio, ma da, quando arriva a casa... Ti ramando la dopo ti dice mister che... Vabbè, che già lo saprai. Ma ascolta, ma ci manca tagliarti una mano, eh? Un mondo migliore, l'abbiamo detto quella lì? No. Vedi che ne manca una. Anche le prove l'abbiamo fatte ieri, non sono adesso. Non sono. Vai avanti, come vieni, vieni. Sì, sì. Quindi? Dobbiamo fare la terza? O la diamo per buona? Cosa dite? Vado a casa. Andiamo per buona. E sarebbe bello, vai, fammi il giro. Ok.
sarebbe bello, puoi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. No, tu no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio, ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. E no, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Perché no? Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Nonostante la senti molto... No, la sento molto mia questa canzone, è una... cioè proprio è il mio ruolo, quindi nonostante... Vabbè, che ho il computer, ma... Adesso c'è il bello. Questo con pochissimo vino sul palco. Ce l'ho la birra. Non c'ho la birra. Lo so che dovrò stare in fila. Ho fatto anch'io la fila. Senza la birra. Sembra che se c'avevo la birra ce la chiedevo io questo qui. No. Allora, adesso stiamo qui. Se c'è la birra. Grazie. A rendere. El main deris de due mi suona su. Tornavi a casa sera e la mia mamma a me ne dava nasce sporde perché
dai via. Ma era anche quella de Ciappai. Pensarci bene, chissà che fine fa. C'è pal mondo, perché la vita la fa quel che vuole. Chi va, chi resta, e che chi invece me. C'ho qui un bel documento di residenza, c'ha via menare e scaricare anche l'infanzia. Ce l'ho la birra, ce l'ho già detto questo qui, non ce l'ho la birra. Adesso stiamo qui tutta la vita, io che cerco la birra e che non me la dà. Qui uno che lavora al tornio senza la birra è un pirla. Le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua. E io sono qui, Lina, che cammino avanti e indietro. E mi fanno male i piedi, Lina. La luna è una lampadina. I stelle parecchi limoni tragioni dell'acqua. E mi son qui che cammini avanti in tre. Me fa male i piedi, me fa male i piedi. Terzo piano, quarta ringhiera, la luce ancora accesa e io sono qui lì sotto il tuo balcone. Tu guardi giù e non mi vedi che cammino avanti dietro, mi fa male i piedi. Terzo piano, quarta ringhiera, la luce l'amo impissata e mi son che e cammini avanti in tre e fa male per me. Lo sa tutti che sei su con Lino il barbiere perché c'ha un mucchio di soldi e io sono qui Lina sotto il tuo balcone che cammino avanti e dietro eccetera. E il Santus che ti sei su con Lino il barbiere perché gli ami stai da me e il suo chic che cammina avanti e dietro e fa male per me e fa male per Lina. Il 31, inteso come tram, è già passato. 28, non ce n'è più. Mi tocca andare a casa a piedi, Lina. E mi fa male i piedi.
mentre piange. E il 31 è già passato, devi torcene già più, me tu che andà a capello, e mi son qui che cammini avanti in tre. Me fa male per me, fa male bellina, e mi son qui che cammini avanti in tre. Me fa male per me, fa male bellina. Jets, jets. Una volta ho visto un gatto. Era sotto il tuo portone, piangeva come un matto. Forse, forse Lina aveva perso anche il padrone. Ancami son come un gatto, son chi sotto il tuo portone, che caragni come un matto e giughetti. E giughetti coi bottoni, Lina, e mi son qui che cammini avanti in tre. E fa male per me, fa male per Lina, e mi son qui che cammini avanti in tre. E fa male per me, fa male per Lina, e mi son qui che cammini avanti in tre. E fa male per me. Nadir Scartabelli alla chitarra e alla voce, Antonio Curedda, tastiere, fisarmonica, computer. Perché lui il computer lo suona. Allora, dov'è? Signore e signori, Nando Mainardi. Venga, venga. Ah sì, ti vuoi che è vero, me l'ho dimenticato, scusa. No, no. Assolutamente. Abbiamo fuori e sai cosa faccio? Vado giù io a vederla. No, addirittura. C'è un veloce fuori programma che canto io, se volete. gli comincia a battere il cuore anche lui adesso con gli annacci. Sotto la pioggia è inutile il freno, passano i giorni e ci si parla sempre di meno, finisce il lavoro, non c'entra l'età di un uomo pulito, diviso a metà. Chissà se da giovane ha avuto un amore, chissà se qualcuno gli avrà spezzato il cuore, ha la memoria, ha dei risvolti curiosi,
più dentro ci vai, più niente viene di fuori. Dopo è temporale, non viene più il sereno, c'è poca minestra, ne faremo a meno. Poterla spartire con qualcuno che sai, c'è anche il telefono e non si sa mai. La vita si aggiusta, ma non ci saremo ore su ore a tirare quel freno. E arrivi tardi a una porta sbagliata, la pasta va bene anche un po' riscaldata. È certo che da giovane ha avuto un amore, per forza qualcuno gli avrà spezzato il cuore. Ha la memoria, ha dei risvolti curiosi, più dentro ci vai, più niente viene di fuori. Adesso è sera, l'uomo è da solo, balla su un disco di musica nolo. Verrebbe da ridere con gli anni che ha, come tutti quegli uomini divisi a metà. Più neanche il sereno, poco più in alto c'è l'aeroplano, puzza di guerra neanche tanto lontano. Guarda più in alto se c'è l'aeroplano, puzza di guerra, per molti niente di strano. Grazie. Dedicata alla mia anima gemella Simone Bardoni, che l'ha proposta ed è un pezzo molto bello che lui in realtà vi dedica attraverso di me. Nadir e Nando Mainardi, abbiamo praticamente concluso, perché siamo dopo, arrivati alla fine di questo dopo, rapido percorso, però c'è ancora... Dopo mi fai vedere come funziona così, perché vedo che... Ti faccio un corso. Ma si impara a cantare così. Sì, sì. Se lo sapevo prima. Se me lo dicevi prima. Io vi dico due ultime cose. Qualche canzone fa abbiamo ascoltato Vengo anche no, tu no. Voi lo sapete che se c'era una canzone che Iannacci detestava era esattamente Vengo anche io, no, tu no. Va spiegata la vicenda, perché come dicevo all'inizio, gli inizi dei cantautori, gli esordi dei primi cantautori sono tragici, ma a un certo punto tra il 67 e il 64 Gino Paoli fa Sapore di sale, Sergio Endrigo fa Io che amo solo te, i cantautori diventano improvvisamente di moda, ma dura soltanto qualche anno, perché nel frattempo anche in Italia arriva Bob Dylan, arrivano i Beatles, arriva il beat, cambiano i gusti musicali e i giovani guardano, a loro non guardano più ai cantautori. E nel giro di pochi anni i cantautori si trovano improvvisamente quasi anacronistici e vanno in crisi. E l'episodio più eclatante, più tragico, è quello del Festival di Sanremo del 1967, quando Luigi Tenco porta una canzone, Ciao amore ciao,
che non è una canzone d'amore, una canzone sull'emigrazione, ma al Festival di Sanremo le canzoni che non parlavano di cuore, amore, non è che piacessero tanto, viene eliminato due volte, viene eliminato una prima volta dalle cosiddette giurie popolari che votano, non si capiva bene con che criterio, solo quell'anno e poi mai più, l'organizzazione del festival introduce una cosiddetta commissione di ripescaggio composta da giornalisti e da esperti, così dicono per l'appunto gli organizzatori, che doveva ripescare le canzoni di maggiore qualità. Ma Tenco non viene ripescato neppure da questa commissione. Ripescono una canzone dal titolo roboante ma un po' banale come La Rivoluzione di Gianni Pettenati. Tenco viene eliminato appunto una seconda volta e si uccide, ma non questo è il caso più tragico, ma anche gli altri cantautori fanno un passo indietro a loro modo in quegli anni. Gino Paoli si rinchiude a cantare nei night con sempre più amico il bicchiere di whisky. Umberto Bindi si trova ai margini dopo aver fatto canzoni di grande successo che varcano anche i confini nazionali, come Arrivederci, il nostro concerto, e viene messo ai margini anche perché omosessuale, e non, il mondo dello spettacolo allora non perdonava il fatto di essere omosessuali, che ci fosse un cantante come Umberto Bindi. Giorgio Gaber capisce che il suo mondo non è più quello discografico, non è più quello del Festival di Sanremo, ma fatica ancora un po', qualche anno, prima di trovare la strada del teatro, e in tutto questo, in questa crisi, l'unico che fa successo è Enzo Iannacci, che nel 68 incide Vengo anche un ottuno. C'è una discussione fra lui e Dario Fo, perché Dario Fo prima scrive un testo di Vengo anche un ottuno che non sarà quello inciso, un testo molto ideologico, molto politicizzato, un testo in cui si parla del Congo e di Mobutu, che era il dittatore appunto sanguinario del Congo, in cui si parla dei minatori emigrati italiani che saltavano per aria in Belgio, e Iannacci non si riconosce in quel testo, perché lui vuole cantare di uno talmente sfigato cui tutti dicono di no, ma nelle cose quotidiane, uno che quando esce con l'amorosa comincia a piovere, uno che in un mondo in cui tutti scendono in piazza, gridano pace, amore, gli tagliano una mano. E così scrive un testo totalmente diverso, e quel testo fa il botto. Iannacci Vincenzo, quello che cantava Il cane con i capelli fino a qualche anno prima, arrivi in testa alla mitica Hit Parade di Luttazzi, di Delio Luttazzi. E però qua c'è il primo problema, perché nel frattempo Iannacci ha cominciato a lavorare negli ospedali, e quando si presenta in corsia alla mattina tutti lo indicano come quello del Nottuno, come il mattoide che canta come un burattino senza fili, come una marionetta senza fili, e già qui si incazza piuttosto, e si radica in lui la convinzione di essere preso soltanto come una macchietta, come una barzelletta. Alla fine del 68 Iannacci viene invitato a Canzonissima, che era un programma molto in voga, in cui i cantanti più famosi si sfidavano e la gente votava da casa con le cartoline. Iannacci presenta Vengo anche un ottuno nelle prime puntate di Canzonissima, e anche qui avviene l'incredibile. Iannacci è in testa. Iannacci quell'anno viene indicato come il probabile vincitore di Canzonissima, una cosa incredibile. E però il giorno, la sera della finale, Iannacci si presenta al Teatro delle Vittorie in Roma, come dicevano le annunciatrici Rai, e dice alla Rai che lui quella sera lì, la sera della finale, Vengo anche un ottuno, non la vuole cantare. Vuole cantare un'altra canzone, una canzone che ha scritto Dario Fo, una canzone in cui si parla di re, di vescovi, di contadini, di poveracci. Ma anche questa volta la Rai gli dice no, tu quella lì non la puoi mica cantare, perché è una canzone che fa ridere, però una canzone molto allusiva, molto chiara contro il potere. Siamo nel 68, meglio che la lasci da parte. Iannacci insiste, vuole, e loro gli dicono ma canta Vengo anche un ottuno, che vinci quest'anno. C'è un braccio di ferro,
alla fine Iannacci si presenta sul palcoscenico la sera della finale, non può cantare Ho visto un re perché non gli lasciano cantare, non vuole cantare Vengo anch'io no tu no perché non vuole essere preso per la barzelletta, e allora presenta polemicamente quasi una canzone che non c'entra un cazzo con Canzonissima, una canzone che parla di un gruppo di disgraziati che va verso il mare, si fermano e a un certo punto il mare si mette a parlare, una cosa assurda, però il mare parla proprio a loro, non parla ai potenti, parla a un gruppo di sfigati. Forse se Iannacci fosse ancora vivo e la scrivesse oggi quella canzone, la intitolerebbe, che so, I migranti, forse I profughi. Allora, nel 1968, intitolò quella canzone Gli zingari, e io concludo leggendovi il testo di quella canzone. Piccolo particolare, quella sera Iannacci arrivò ultimo alla finale di Canzonissima. Fu quando gli zingari arrivarono al mare che la gente li vide, sì, che la gente li vide, come si presentano loro, sì, loro, gli zingari, come un gruppo cencioso, così disuguale, e negli occhi è impossibile poterli guardare. E allora gli zingari guardarono il mare e restarono muti, perché loro subito intesero che lì non c'era niente, niente da dover capire, niente da stare a parlare, niente da stare a guardare. C'era solo da stare, fermarsi e ascoltare. Sì, sì, perché il vecchio, dico lui, il mare parlò. Parlò a quella gente ridotta, sfinita. Parlò, ma non disse di stragi, di morti, di incendi, di guerra, d'amore, di bene e di male. Non disse. Lui li ringraziò solo tutti di quel loro muto guardare. E allora parlo sempre di lui, il vecchio. Lui, insomma, il mare parlò a quella gente bizzarra, svilita, e a un certo punto diede al suo corpo un colore anormale, di un rosso tremendo. Qualcuno a star male, qualcuno a star male. Questo fu quando gli zingari arrivarono al mare. Grazie. Vabbè, Nando, dai, quinto su cui. Dai, quinto su. Quinto me. Ho visto un re. Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, oh, che bello, di 32 che lui c'era. Povero sì. Re. E povero anche il cavallo. Ho visto un vescovo. Sarà di scuse? Un vescovo. Anche lui
piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Ave, sì, beh, ave, sì, beh. E il cardinale che gli ha portato via una pazzia, oh por Cristo, di 32 che lui c'era. Povero vescovo, e povero anche il sacrista. Ave, sì, e povero anche Bertone. Bertone è mai povero. Sì, beh, ave, dai, dai, chiunta su, Nando, chiunta su, chiunti mi, c'è per me. Ave, sì, beh, ave. Ho visto un ric. Salavi, scuse? Un ric. Un ric. Un sciore, un sciore. Ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave. Il tapino lacrimava su un calice di vino, ed ogni goccia andava derente al vin, sì, che tutto l'annacquava. Ave, sì, beh, ave, sì, beh. Il re, l'imperatore e anche il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui c'era. Sì, povero tapin, e povero anche il vin. Ah, beh, sì, beh, dai, dai, più tassù. Ah, beh, sì, ah, beh, sì, ah, ah, beh. Ho visto un villain. Salavi, scuse? Un villain. Un contadino. Qua. Ah, beh, sì, beh, ah, beh. Il re, il ricco, l'imperatore e anche il cardinale da mezzo rovinato gli ha portato via la casa, il cascinale, la mucca, la scatola di scacchi, la radio transistor, tutti i dischi di Teltoni, il mouse, tutti i mouse in circolazione gli ha portato via. Tutti le keyboards, come che, cioè, tutti portati via. Poi gli ha portato via, poi quelle che roba, e poi tutti WhatsApp, tutti i dischi di anche quelli di Miguel Bogeggi. E poi cos'è? La moglie, la moglie! E poi? Un figlio militare! Gli hanno ammazzato anche il maiale! Poer Purcell, nel senso del maiale. Ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave. Ma lui no, e lui, e non piangeva, anzi ridacchiava. Ridacchiava. Ma se l'hai matta? No. No. Il fatto è che noi villain, bello, facciamolo in coro, che noi villain, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Ah, beh! Ciao a tutti, grazie. Tastiere fisarmonica, Antonio Curedda. Chitarra e voce, voce narrante, Nando Mainardi. Alla chitarra e alla voce e all'accento milanese, Doc Nadir Scartabelli. Alla prossima, grazie. Buonanotte, grazie. Allora, io volevo dire adesso, non è per fare, però tutto quello che Nando ci ha raccontato è scritto lì, ci sono i libri là. Dopo te che firmiamo il libro, eh.